Bentrovati a una nuova puntata di Fondazioni in Dialogo, l'appuntamento di Vontobel Wealth Management che esplora il mondo della filantropia e delle fondazioni di famiglia. Nel corso delle prime tre puntate abbiamo passato in rassegna diversi temi, dalle motivazioni alla base della nascita di una fondazione di famiglia, alla scelta del modello di intervento, fino a sottolineare l'importanza di una governance ben strutturata. Oggi invece vogliamo individuare le leve prioritarie e le dinamiche utili a sviluppare innovare l'impatto sociale ed economico delle fondazioni. Parliamo dunque di strategie e best practice che possono guidare le fondazioni di famiglia. Siamo nuovamente in compagnia di Lucia Martina, ben ritrovata. Grazie, è un piacere essere qui con voi oggi. È un piacere nostro averla ospite. Lucia, quali sono alcune delle leve a cui le fondazioni devono guardare con attenzione per aumentare, migliorare l'efficacia dei loro interventi e generare più impatto? Le leve, direi che una fondazione deve costantemente attenzionare e considerare, sono diverse e probabilmente a seconda del ciclo di vita che si trova a vivere questa fondazione hanno anche dei pesi differenti. Quindi possiamo analizzarne alcuni che sono sicuramente tra i principali e poi ovviamente ogni fondazione a seconda anche del periodo storico in cui si trova darà poi il giusto peso ad ognuna di queste aree. Un'area sicuramente importante e che in alcuni casi viene sottovalutata all'interno delle fondazioni anche in termini di investimento in questa tipologia di strumento, se possiamo chiamarla così, è sicuramente l'area della strategia, del piano strategico, quindi di tutte quelle risorse che vengono destinate appunto a definire in maniera specifica e puntuale quella che poi è il percorso di sviluppo strategico della fondazione. Quindi se siamo abituati a sentir parlare di piano strategico fondamentalmente, nel caso delle fondazioni può essere interessante chiamare in causa uno strumento di cui si sente spesso parlare, soprattutto all'estero, ma che anche in Italia viene sempre più utilizzato dalle fondazioni, che è quello della teoria del cambiamento. Di cosa si tratta? Si tratta di una teoria, appunto, la famosa theory of change, che un po' rivoluziona la nostra modalità di guardare a come investire o a come portare avanti i progetti, nel senso che sposta sostanzialmente lo sguardo da una prima visione che ci porta a dire quante risorse investire in quanti progetti a partire un po' dalla fine, quindi a ritroso a dover dichiarare in prima istanza qual è il cambiamento sociale che la mia fondazione desidera ottenere e a ritroso da questo cambiamento sociale che si definisce ovviamente con un percorso strutturato interno alla fondazione che coinvolge i diversi membri, che coinvolge lo staff, che coinvolge il team ma anche gli stakeholder esterni, si va sostanzialmente ad articolare proprio una teoria del cambiamento che viene chiamata proprio teoria perché si basa giustamente su delle assunzioni, quindi se io desidero generare quel cambiamento, mi aspetto di ottenere quei risultati, quindi quegli outcome, mi aspetto di farlo con determinati output e mi aspetto di farlo con determinati input di risorse. Quindi vado a creare quella che viene chiamata anche una catena del valore a ritroso, che parte proprio dall'aspetto focale finale, che è quello del risultato che voglio generare, e a ritroso permette di allocare al meglio risorse, risultati e ovviamente input all'interno della propria fondazione. E questo strumento costituisce anche una base molto utile sicuramente per tutte poi le progettualità che si vuole anche andare a supportare, perché permette molto più facilmente alla fondazione di decidere quale progetto è molto allineato alla propria theory of change e quindi diventa un tassello di quella catena per permettermi di arrivare a generare quel cambiamento e quale invece progettualità operativa magari si discosta e non è così allineata alla mia teoria del cambiamento. Lucia, anche il tema del bilancio, della rendicontazione può essere considerata una leva di sviluppo nelle fondazioni di famiglia, che alla fine abbiamo capito essere
in sostanza aziende, no? Certo, allora la rendicontazione è un tema in questo momento particolarmente caldo, se vogliamo, nel senso che la rendicontazione, soprattutto come viene chiamata non finanziaria o di sostenibilità, sta crescendo sempre più in diversi settori. Quindi se noi pensiamo ad esempio all'avvento delle società benefit, quindi di queste aziende che vanno a modificare il proprio statuto per dichiarare il cambiamento sociale che generano, sono tenute ogni anno a realizzare una relazione d'impatto. Quindi questo vuol dire che anche l'attitudine o comunque l'aspettativa della società è che un soggetto che in qualche modo dichiara di intervenire nel sociale presenti poi un suo strumento con cui dà conto di questo cambiamento sociale. Quindi se abbiamo la relazione d'impatto nelle società benefit, o se invece guardiamo al mondo delle imprese, ai cambiamenti importanti in corso, che da un lato amplieranno moltissimo il perimetro della obbligatorietà della rendicontazione di sostenibilità, quindi aziende saranno chiamate necessariamente a rendicontare. Ovviamente. Ecco, perché oggi non è obbligatorio. È obbligatorio per alcune ovviamente categorie, però si amplierà molto il perimetro con l'avvento della CSRD cosiddetta, che farà sì che anche aziende di minori dimensioni saranno tenute a redigerla obbligatoriamente. Fondazioni. Sempre. Quindi in questo caso per le aziende. Per le fondazioni invece quello che accade è che il tema delle fondazioni ad oggi, alcune ovviamente che hanno determinate dimensioni sono obbligate come fondazioni a redigere quello che viene chiamato in gergo tecnico il bilancio sociale, altre invece non sono obbligate, ma sicuramente se questo strumento viene vissuto come uno strumento non solo per rispondere ovviamente a degli obblighi o a una normativa, ma come uno strumento per intanto aumentare la coesione interna della propria fondazione. In secondo luogo, per ovviamente avere uno strumento molto agile con cui dialogare e trovare altri partner che siano interessati a intervenire nelle stesse cause e soprattutto per evidenziare a chi ci ha sostenuto e quindi a chi magari ha contribuito alla nostra fondazione di aver raggiunto quei risultati sociali a cui ambivamo. Un aspetto che forse possiamo anche sottolineare è che anche da un punto di vista metodologico i bilanci sociali stanno crescendo, quindi la maggior parte dei bilanci sociali che adesso prendiamo in mano fanno riferimento alle linee guida ministeriali uscite appunto proprio per dare la direzione, le linee guida ministeriali a quali devono essere tra virgolette i capitoli, gli argomenti presenti all'interno del bilancio sociale, proprio per aumentare anche quella che è la comparabilità tra un ente e un altro. Un altro aspetto è quello del monitoraggio dei risultati, no? Anche la comunicazione all'esterno di quello che si è fatto, di quello che, degli obiettivi, dei goal raggiunti. Come dovrebbero muoversi le fondazioni e quanto è utile in ottica di leva di sviluppo sempre? Sicuramente il tema del, diciamo, monitoraggio e conseguente valutazione di impatto sociale è un tema in cui una fondazione, come abbiamo detto, anche a seconda del ciclo di vita in cui si trova, deve un po' trovare la sua strada. Quindi è un tema che può affrontare in alcuni casi specifici, magari per dei progetti molto strategici che sta portando avanti, affidandosi all'esterno a quelli che sono, chiamiamo, i valutatori di impatto sociale, quindi chiedendo un supporto di un soggetto esterno, indipendente, che va a valutare, a verificare che si siano conseguiti quei risultati che ci si aspettava di conseguire. Oppure può ragionare più in un'ottica di creare internamente un proprio framework di indicatori e di monitoraggio di indicatori sociali per poi poter fare la valutazione d'impatto. Oppure in altri casi ancora può decidere sostanzialmente, a seconda anche della tipologia di progetto, quale metodo anche di misurazione utilizzare maggiormente. Quindi che possa essere un metodo ad esempio più tradizionale, quale ad esempio lo SROI, Social Return on Investment, che aiuta a collegare quello che è l'impatto sociale a un risultato, diciamo, di tipo economico, quindi valorizza un valore economico generato ma in termini sociali, oppure strumenti più legati sempre alla teoria del cambiamento e theory based. Prima di chiudere, sappiamo quanto sia importante per un'azienda e quindi anche per una fondazione investire nelle proprie risorse interne, no? Nel capitale umano. Capitale umano.
E questa immagino sia un'altra leva di sviluppo che aiuta le fondazioni di famiglia a raggiungere gli obiettivi e a perseguire la mission che si pongono. Certamente sì, e diciamo che il mondo appunto dell'attenzione a quello che è stato appunto da lei molto puntualmente definito capitale umano è fondamentale, perché consente proprio anche di agevolare lo sviluppo, ma soprattutto l'efficacia di questa fondazione. Quindi è importante che chi appunto si trova a gestire la fondazione o sta pensando di costituirne una nuova ponga a quest'area un'attenzione molto importante, sia in termini di capacità di selezionare e attrarre ovviamente i talenti, esattamente come nel mondo diciamo del profit, se vogliamo chiamarlo appunto in questo modo, sia però nella capacità poi di investire anche, quindi di dare poi quei percorsi interni di sviluppo, di crescita, di competenze, soprattutto anche di leadership e managerialità, di cui spesso queste realtà e fondazioni hanno assolutamente bisogno, come le imprese. Grazie come sempre a Lucia Martina per essere stata con noi. Grazie. E ovviamente grazie anche a voi per l'attenzione. Continuate a seguire la rubrica Fondazione in Dialogo. Arrivederci.